Ciao, in questo video parliamo delle oscillazioni frequenti di peso. Il peso, infatti, avrai notato che non è sempre stabile nel tempo a parità di alimentazione e di stile di vita. Ci sono persone, infatti, che si pesano ogni 2-3 giorni, c'è anche chi lo fa tutti i giorni. Bene, effettivamente avrai potuto notare, se rientri in questa categoria di persone, che non sempre il peso è effettivamente stabile. Al di là di quelle oscillazioni piuttosto scontate, per esempio se mi peso la mattina piuttosto che la sera, se mi peso subito dopo aver mangiato o magari l'indomani di un evento importante, un compleanno, una mangiata significativa, lì è chiaro che il peso oscilla in maniera abbastanza grossolana, però ci sono anche tante altre variabili che incidono sulle oscillazioni di peso. Per esempio, il momento del mese per una donna è significativo, se sei in ovulazione, se sei nel premestro. È importante anche l'assunzione di farmaci, di integratori, se ti stai allenando e il tipo e il momento di allenamento che stai effettuando, e molto altro ancora. Quindi sono davvero tante le variabili che incidono sul peso. Ma qual è il guaio nel monitorare troppo frequentemente il peso, la bilancia? Il guaio è che molto spesso, quando vediamo che magari l'ago della bilancia sale leggermente, hai preso magari anche un paio di chili o tre addirittura da una settimana all'altra, subito si tende a correre ai ripari, si comincia a diminuire l'apporto calorico, quindi a tagliare drasticamente, a volte pure troppo, le calorie, e magari ci abbandoniamo ad estenuanti sessioni cardio in palestra, andiamo a correre, le proviamo un po' tutte per cercare di subito rientrare nei ranghi, quindi di perdere questo leggero incremento di peso che magari la bilancia ci mostra da una settimana con l'altra o nel giro di breve tempo. Questo però può rivelarsi un'arma a doppio taglio, nel senso che tagliare le calorie talvolta in maniera fin troppo drastica o aumentare fin troppo in modo significativo e pesante le sessioni di allenamento può essere senz'altro qualcosa di utile, per carità, però nel breve termine potrebbe darti un risultato iniziale, ma nel lungo termine può peggiorare drasticamente il tuo metabolismo. Infatti diete troppo restrittive portano a un rallentamento del metabolismo, oltre che a una perdita di tessuto muscolare scheletrico, quindi insomma non ti predispongono di sicuro a uno stato di salute e una forma fisica ideale. È sempre bene cercare, per carità, di attenersi a un'alimentazione corretta. Se devi perdere peso, il deficit calorico è sicuramente importante, ma attenzione in particolare a quelle fluttuazioni di peso nel brevissimo termine. Lì, quando le vedi, non devi necessariamente correre ai ripari. C'è molto altro che devi infatti considerare, perché le oscillazioni di peso possono dipendere anche da tantissimi altri fattori. Devi sapere infatti che il peso non è sempre lo strumento migliore per capire qual è l'andamento della situazione in termini di composizione corporea. La sola bilancia non ti dice quanto di fatto stai perdendo in termini di liquidi, muscolo, grasso o quanto addirittura stai aumentando, a seconda ovviamente dei casi. C'è molto di più. Inoltre la bilancia non è in grado di farti capire se la tua composizione corporea sta risentendo, oltre che di quello che mangi, anche di altre condizioni importanti del tuo stile di vita, per esempio stati di stress, stati patologici e molto altro ancora. Devi sapere infatti che in condizioni di stress prolungato nel tempo, dove per stress intendiamo tanti fattori, dieta sbagliata, ansia, preoccupazioni, farmaci, patologie e molto altro ancora, bene, quando queste condizioni persistono a lungo, il corpo va incontro ad una serie di squilibri ormonali e metabolici che nel tempo possono sfociare in uno stato di infiammazione generalizzata. L'infiammazione non è nient'altro che la risposta del nostro corpo a condizioni di stress abbastanza pesanti, abbastanza significative. L'infiammazione si accompagna a tutta una serie di sintomatologie poco piacevoli, in particolare variazioni di peso, ecco perché te ne sto parlando in questo video, ma anche ad esempio disturbi gastrici, stanchezza, disturbi intestinali, gonfiore, aumento della ritenzione idrica, perdita di tessuto muscolare, rallentamento del metabolismo con predisposizione all'aumento di grasso e molto altro ancora. Quindi focalizzare, diciamo, l'attenzione solo sul peso non è il massimo della vita, anche perché se hai almeno uno o più dei sintomi che ti ho appena elencato è molto probabile che tu soffra di infiammazione sistemica, infiammazione generalizzata dovuta a stress, e in questi casi tagliare deliberatamente le calorie, quindi mangio semplicemente di meno perché mi vedo più rotonda, più gonfia, o vedo che il mio peso insomma oggi è in un modo, domani è in un altro, io voglio cercare di essere più in forma possibile. In questi casi tagliare deliberatamente le calorie, magari aumentare così
random l'attività fisica, anche magari per brevi periodi di tempo, potrebbe in realtà acutizzare lo stato infiammatorio. Potrebbe portarti semplicemente a un risultato iniziale, ovvero perdo qualcosa in termini di liquidi, quindi magari già nel giro di una settimana perdo 2 kg, oh che bello, ho perso 2 kg, ma magari sono solamente di liquidi, o peggio ancora, potrebbe essere tessuto muscolare scheletrico che in condizioni di infiammazione tende già di suo a diminuire, figuriamoci quando poi tagliamo deliberatamente le calorie o magari ci diamo dentro con un'attività fisica che non è neanche il massimo per noi in quel momento. E quindi se il muscolo scende, anche lì le oscillazioni di peso ovviamente ci sono, ma non è detto che io stia facendo qualcosa effettivamente di salutare, anzi, tutt'altro. Quindi è importantissimo innanzitutto ascoltare il proprio corpo, pesarsi è giusto, ma farlo una volta ogni tanto, una volta alla settimana, una volta ogni 15 giorni, sicuramente non l'indomani di una mangiata importante, sicuramente non se sei appena uscito da un'influenza o se hai appena concluso una patologia più o meno importante, forse anche solo ad esempio, visto che siamo in tema, una quarantena da Covid o cose di questo tipo. Quindi monitora il tuo peso, ma senza essere troppo, come dire, senza stressarti troppo da quel maledetto numero che vedi in bilancia. L'importante è seguire sempre uno stile di vita corretto e un occhio di riguardo va sempre dato alle sintomatologie che ti dicevo prima, che te le ripeto brevemente: stanchezza, spossatezza, disturbi gastrointestinali, sensazione di sudorazione, per esempio durante la fase della notte, disturbi del sonno, ritmo sonno-veglia alterato, ansia, agitazione, fame nervosa, tutti i segnali che il tuo corpo ti sta mandando per farti capire che effettivamente con ogni probabilità il metabolismo non sta lavorando granché bene perché è in atto uno stato di infiammazione. E in questi casi alimentazione antinfiammatoria, attività fisica giusta nei momenti giusti della giornata sono essenziali. E a tal proposito ti rimando ai link nella descrizione del video per ulteriori dettagli al riguardo. Per questo video è tutto, ci vediamo alla prossima.